Oggi in municipio una riunione per parlare dell'organizzazione delle prossime feste patronali per quanto riguarda i mercatini ma anche i fuochi d'artificio. Siamo con il vice sindaco Rossella Falcone, che è anche assessore al turismo. Dunque, su questi temi, che decisioni avete assunto? Allora, innanzitutto abbiamo fissato un po' i paletti per quelle che sono le prossime festività, così come ha detto, e abbiamo definito, ovviamente concordandole con i rappresentanti delle varie, dei vari comitati delle nostre festività patronali, come poterle organizzare. Per quanto riguarda diciamo le bancarelle, le tanto amate bancarelle, allora, proprio perché comunque l'intenzione di questa amministrazione è quella di favorire l'aggregazione. E soprattutto fare in modo che si dia giusto impulso, insomma, a quello che è la tradizione, si è stabilito che per le festività di Santa Maria e San Giorgio le bancarelle verranno posizionate all'interno del piazzale di Marina Piccola, in modo tale che siano tutte insieme, così proprio da fare in modo che venga fuori quasi la situazione di una fiera, proprio di una sagra di paese. Invece per quanto riguarda la festività di Sant'Antonio, dove il piazzale di Marina Piccola è usualmente utilizzato per il concerto che viene fatto per questa festa, invece le biancarelle avranno la collocazione originale, ovvero quella del piazzale Kennedy, cioè antistante lo IAT, l'ufficio informazione. Allo stesso tempo, proprio in relazione alle prime due festività, quella di San Giorgio e Santa Maria, abbiamo anche stabilito quelli che sono i punti dove poter sparare i fuochi. Tant'è vero che sia a San Giorgio che a Santa Maria i fuochi verranno sparati dal molo, quindi al porto, proprio per un discorso di sicurezza, mentre a Santo Antonio verranno sparati da Punta Santa Croce. Mentre in occasione di Santa Maria, poiché Santa Maria in realtà per il giorno 9 ci sono anche i fuochi musicali, che vengono fatti la sera, proprio perché nel piazzale Marina Piccola ci saranno le bancarelle, per il discorso di sicurezza però verrà interdetto l'accesso a partire proprio dal piazzale Kennedy e quindi davanti allo IAT fino a tutto i giardini, quindi la strada di Marina Piccola, proprio per impedire che ci possa essere un'eccessiva vicinanza dove verranno sparati i fuochi, che possa quindi questo produrre qualche problema, insomma qualche incidente proprio relativamente allo sparare dei fuochi. Ecco, nelle scorse settimane c'è stato uno scambio di lettere fra voi e il Comitato Santa Maria. Ecco, diciamo in generale, quali sono le motivazioni che hanno portato a ridisegnare un po', tutto quello che è il quadro della festa, in particolare per bancarelle e fuochi? Ecco, quali sono gli obiettivi che vi ponete? L'obiettivo è sicuramente quello di aiutare e di favorire queste attività, diciamo, queste festività patronali che comunque fanno riferimento alle nostre tradizioni. Da quando ci siamo insediati abbiamo sempre detto che dobbiamo lavorare per favorire le tradizioni, favorire proprio tutto ciò che ha a che fare con la nostra cultura cittadina. Per questo motivo, anche alla luce del recente avvenimento, il recente evento, insomma, della Fanoia di San Giuseppe, dove si è creata quasi una festa patronale che tanto è piaciuta a noi cittadini, abbiamo cercato, insomma, di risegnare anche sulla base delle istanze degli stessi comitati queste feste, in modo tale che si possa ritornare proprio alla fruibilità della festa da parte dell'intera cittadinanza.